Buongiorno scintille di luce, eccoci alla nostra lettura per questa settimana. Come abbiamo visto la volta scorsa, questo è il nuovo format, quindi avremo una lettura con un animale di potere e una carta degli oli essenziali che varrà per tutte e tre le stese. Dopodiché, ognuno può scegliere la sua stesa tra una bellissima rosa, un cuoricino e una candela nel bicchiere, una candela bianca, quindi sono tutte e tre candele. Potete scegliere tra la rosa, il cuore e il bicchiere. Benissimo, potete guardare adesso la lettura generale e poi scegliere, oppure fermarvi, interrompere il video e fare la vostra scelta adesso. Scegliete partendo proprio dal vostro cuore, dal vostro sentire. Noi partiamo subito con la stesa generale. Eccoci alla stesa generale. Vediamo subito qual è l'animale di questa settimana. Abbiamo lo spirito della colomba. Lo spirito della colomba ci parla di incarnare la pace, ci parla di notizie, di belle notizie, comunque di una settimana di tranquillità. Dove magari arriveranno delle belle notizie, delle notizie che porteranno pace. Però ci chiede anche di guardarci profondamente e chiederci se davvero la pace è quella che noi vogliamo. Perché questo? Perché ci sono parti di noi che magari amano crogiolarsi nel vittimismo. Capitano tutte me, ecco, sono io la solita sfigata di turno. Come è possibile? Succedono tutte a me. Che vita di inferno, eccetera, eccetera. Questa parte ama lamentarsi, ama creare situazioni in cui si possa lamentare. Oppure viceversa, ah, sono io l'eroe impavido che affronta anche questa. Sì, me ne capitano di tutti i colori, ma io sono forte, riesco ad affrontare e superare tot difficoltà. Anche questa è una parte di noi che ama creare situazioni difficili da superare, per mostrarsi forte, per mostrarsi impavido, per mostrarsi più degli altri, senza giudizio, senza giudicare queste parti, semplicemente osserviamole e accogliamole nell'amore. Sono parti di noi che ci mostrano un aspetto di noi e la colomba ci chiede proprio di chiederci: ci sono queste parti? Vedi queste parti dentro di te? Semplicemente accoglile nell'amore. Guardiamo l'olio. Abbiamo il cilantro, l'olio del distacco. Mi armonizzo con me stesso e lascio andare gli attaccamenti. Questo olio ci aiuta proprio a disintossicarci da queste parti di noi. Non negative, non sbagliate assolutamente, ma parti di noi che non ci servono più. Ok? Una volta viste, una volta accolte, possiamo, grazie al cilantro, aiutare proprio a lasciarle fluire via, a lasciarle andare, a lasciare andare il nostro attaccamento a queste parti di noi. Perché solo lasciandole andare riusciamo a proseguire nella pace. Riusciamo ad attirare la nostra pace dentro di noi. Benissimo, concluderei qui questa stesa generale. Adesso potete interrompere il video se non avete ancora fatto la vostra scelta e fare la vostra scelta e partiamo subito con la prima stesa. Eccoci qua con la prima stesa, la nostra rosa. Vediamo subito per chi ha scelto questa stesa cosa ci dicono le carte. Abbiamo il cavallo di Pentacoli. Beh, parla di belle notizie, parla di una persona che vediamo qui a dorso di questo cavallo, un cavallo possente, un cavallo che può fare, quindi un animale che può essere d'aiuto con dei soldi, perché comunque il Pentacoli sono soldi.
che lascia probabilmente, si avventura al di fuori di un campo arato, quindi ci sta a indicare una persona che ha raccolto, grazie alle sue fatiche, grazie al suo lavoro, una paga, un riconoscimento, e adesso con questo riconoscimento si avventura nel mondo per proseguire. Quindi può indicare un proseguimento di uno studio delle conoscenze maggiori, quindi ho superato una prova, una sfida e ora posso fare il passo successivo. Quindi parla di sicuro di un lavoro eseguito bene in passato che ci dà del riconoscimento e ci apre le porte verso una nuova carriera, un nuovo lavoro, un nuovo passaggio della nostra vita, quindi può indicare, non so, l'acquisizione di beni grazie a questi soldi, oppure può indicare acquisizione di capacità da portare nel mondo. Vediamo la carta degli oli. Scusate, faccio un po' fatica a girarle. Abbiamo il Lime, la gioia di vivere. Vivo la vita con gioia e con coraggio, affronto i cambiamenti. Beh, la gioia di vivere ci parla, è molto collegata innanzitutto con la carta del cavallo di pentacoli che abbiamo visto. Ci parla proprio di gioire per qualcosa che abbiamo ottenuto, gioire proprio per la vita che stiamo intraprendendo e ad accettare i nostri cambiamenti, ad accettare la nostra nuova strada, la nostra nuova opportunità di crescita. Quindi se magari c'era un apparente periodo di fermo, in realtà non è così perché questa stesa ci parla di movimento in avanti. Bene, passiamo alla stesa successiva. Ultimo avvertimento per il lime, non esponiamoci al sole quando lo andiamo a utilizzare, ma utilizziamolo soprattutto in aromaterapia. Ok, eccoci alla seconda stesa per chi ha scelto il cuoricino. Vediamo subito cosa ci dicono le carte. Abbiamo un 2 di coppe. Vediamo una coppia che brinda. Qui si parla proprio di collaborazioni, si parla di un'unione, di un matrimonio o comunque di un fidanzamento, di una collaborazione più in generale con un'altra persona o con un gruppo di persone. L'oca parla di fiducia, parla di amore. Quindi abbiamo di sicuro da brindare a una nuova collaborazione che può essere o a livello relazionale, quindi un fidanzamento, oppure a livello lavorativo, più in generale come una collaborazione lavorativa con un'altra persona, con altre persone, che porta benefici a tutti. Quindi abbiamo qui un'occasione di collaborazione tra due persone. Vediamo la carta degli oli e abbiamo il Tanaceo, l'olio della sintonia. Entro in sintonia con le emozioni e mi apro al cambiamento. Di sicuro qui abbiamo ancora cambiamento, abbiamo ancora un periodo di trasformazione. Il Tanaceo è proprio l'olio della sintonia, l'olio che ci mette in sintonia, in contatto con le nostre emozioni, ma anche con le altre persone. È utile per le persone che magari si lasciano un po' sopraffare dalle proprie emozioni, ma qui ci aiuta ovviamente a lavorare con le nostre emozioni, a trovare lucidità, a trovare sicurezza. A livello più ampio ci aiuta proprio a entrare in sintonia con le persone, quindi è una carta in abbinamento perfetto con la stesa di questa settimana per chi ha scelto questa stesa, il cuore. Si parla di una nuova collaborazione o a livello relazionale, quindi una storia, l'inizio di una storia o il consolidamento di una storia, oppure a livello lavorativo con delle collaborazioni, quindi con la conoscenza anche di persone che possono portare a delle collaborazioni che porteranno benessere a entrambi. Andiamo all'ultima stesa, il nostro bicchiere con la nostra candela. E andiamo a vedere quale carte, anzi perché sono due, arrivano. Abbiamo l'Alto Sacerdote.
L'alto sacerdote ci parla di una figura, se vogliamo, un po' autoritaria, che parla proprio anche di routine, che parla di tradizione, che ci parla di rituali che si possono effettuare, che si possono raggiungere. Qui è un uomo che sta incanalando l'energia del sole. Vediamo questo raggio che dal sole scende verso la nostra coppa d'acqua, e lui sta incanalando questa energia solare per raggiungere un determinato scopo. Quindi in questo caso l'alto sacerdote ci parla proprio di utilizzare l'energia del sole, ma anche più in generale proprio la nostra energia personale per un obiettivo, per raggiungere un obiettivo. Quindi si tratta qui di un lavoro di usare la nostra energia. E abbiamo la miscela della luna. Mi apro nel mio intimo per dare e ricevere amore. Beh, qui abbiamo un'unione tra l'energia maschile rappresentata dall'alto sacerdote e l'energia femminile. La miscela della luna è proprio la miscela del femminile per eccellenza, utile per tutte le problematiche del femminile, ma è utile anche proprio per aprirsi nelle relazioni, affrontando proprio le nostre paure e riconoscendo la nostra vulnerabilità, ma riconoscendo anche che in quella vulnerabilità c'è un grande potere, c'è una grande energia. Quindi questa carta ci parla proprio di entrare nella nostra vulnerabilità e usare quella vulnerabilità indirizzandola verso uno scopo preciso. La vulnerabilità in realtà dona un grande potere. Quindi dobbiamo proprio entrarci. Abbiamo oli che ci danno una mano, la salvia sclarea, la lavanda, la camomilla, l'ylang ylang. La salvia è l'olio che abbiamo visto la volta scorsa, che ci parlava proprio di visione. Per chi ha la possibilità, tornate pure indietro al video della settimana scorsa dove spiego proprio la salvia. Bene, con questo io vi saluto e vi do appuntamento a settimana prossima.